Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa di tutti i principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Una puntata speciale, questa dedicata alla Festa della Toscana che si è celebrata questo martedì 30 novembre. Toscana che ha avuto un ruolo fondamentale in quanto è stata la prima regione al mondo in cui è stata abolita la pena di morte. Su questo filone, tante le iniziative, tante le celebrazioni in diversi territori della regione toscana, e per quanto riguarda in particolare il tema di questa edizione è la battaglia contro ogni forma di odio e discriminazione. Proprio su questi argomenti è stata incentrata tutta la festa della nostra Toscana. Vediamo. La Toscana vanta una grande tradizione in fatto di tutela dei diritti, sia sul piano della elaborazione teorica e giuridica, sia delle pratiche dei suoi governanti più illuminati. La linea che va dall'abolizione della pena di morte agli hate speech è una linea lunga, ma dobbiamo tenere la mano ferma e continuare a tracciarla, se necessario all'infinito, quella linea, perché è una linea stessa della nostra libertà, della nostra civiltà, direi della nostra vita. Si è aperta con il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre la Festa della Toscana, celebrata lo scorso martedì 30 novembre con una seduta solenne del Consiglio regionale al Teatro della Compagnia di Firenze. Ogni anno l'appuntamento ricorda la rivoluzionaria decisione presa dal Granducato nel 1786, quella di essere il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Per questo la prima tappa dei tanti eventi in programma è stato l'omaggio del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sulla tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 e sepolto per sua volontà a Cascina, dopo aver intrattenuto, prima di morire, una lunga corrispondenza con gli studenti della scuola media di Casciavola. E il messaggio che oggi vogliamo mandare di qui è che non ci può essere giustizia lì dove c'è violenza, non ci può essere ancora la metà degli stati al mondo che hanno la pena di morte. Venire oggi qui a salutare e ricordare Gregory Summers è un modo per dire che la Toscana è sempre dalla parte giusta della storia, lo fa ricordando il passato e attualizzandolo al presente, ed è un modo per chiedere che quello che accade ancora in tanti paesi del mondo non accada mai più. Questa storia nasce nelle aule di una scuola, di un istituto comprensivo, per cui è anche un messaggio che arriva dai ragazzi agli adulti. E noi, dato che poi la Festa della Toscana assume una valenza di festa dedicata anche alla giustizia sociale, alla riflessione su quella che può essere una maggior giustizia, in questo caso si può dire nel mondo, insomma. Tra le iniziative anche il corteo dei gonfaloni verso Palazzo Vecchio con il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha consegnato ai sindaci la bandiera della regione. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza, e oggi non vuole essere solo una ricorrenza, vuole essere un modo per trasmettere a tutte le cittadine, a tutti i cittadini della Toscana, quello che siamo stati, quello che siamo e quello che vogliamo essere. Una terra che non si gira mai dall'altra parte, che è sempre dalla parte giusta della storia, che sul tema dei diritti, come con l'abolizione della pena di morte nel 1786, ha deciso di essere all'avanguardia. E oggi legarla ai linguaggi d'odio, che sono una violenza del nostro tempo, è stato un modo per dire che vogliamo essere anche su questo all'avanguardia nel mandare un messaggio di speranza alle tante ragazze e tanti ragazzi. A ognuno di loro dico: non siate indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte, perché troppe ragazze subiscono ancora violenze psicologiche, violenze fisiche, e noi dobbiamo mandare questo messaggio di cambiamento culturale. Ognuno di noi segnali quello che succede al vicino di casa, abbia il coraggio di aiutare a creare una coscienza collettiva differente. I numeri ci dicono che la maggior parte delle violenze le subiscono le donne, anche in rete, misoginia, messaggi violenti. Io penso che su questo la Toscana deve essere capofila nella richiesta di un grande cambiamento culturale. Oggi è bello perché siamo insieme
tutti i livelli istituzionali, senza distanza e differenza di colore politico, sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali, e mandiamo questo messaggio, un messaggio attraverso l'illuminazione anche dei nostri monumenti con i colori della nostra regione, il rosso che è segno di resistenza, resistenza dopo il terribile anno e mezzo di pandemia, e il bianco che è la luce, la speranza, la possibilità di farcela, di uscire da questo tempo difficile. Insomma, è una sfida collettiva, una sfida che noi mandiamo a tutti, anche all'Unione Europea. Io penso che oggi una forma di violenza è quella che subisce un bimbo di 3 anni a morire davanti a un filo spinato. Ecco, quella luce verde dei cittadini polacchi che indicano qual è la casa da raggiungere per avere salvezza è un po' un monito per tutti noi. Noi siamo questa cosa, siamo questo modo di essere, e mi auguro che ogni cittadino della Toscana possa illuminare di bianco e di rosso la propria casa, possa accendere una luce verde per dire che noi siamo differenti e che su questo c'è un passaggio di testimone tra noi e le nuove generazioni, anche di linguaggio, anche di approccio filosofico e culturale. Questa è la Toscana, è una terra che non odia, è una terra che guarda con speranza al futuro, è una terra che sta sempre dalla parte dei diritti. Il tema principale di questa edizione della Festa della Toscana è stato la lotta ai linguaggi di odio e alle discriminazioni, perché la nostra regione è una terra di diritti. Proprio il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha firmato il manifesto per la comunicazione non ostile di fronte agli studenti di Rondine, cittadella della pace, sempre al Teatro della Compagnia. Tra i 10 principi cardine del manifesto figurano l'ascolto, il rispetto, la cura, la consapevolezza e la responsabilità. Innanzitutto rivendichiamo con orgoglio che siamo stati il primo Stato al mondo ad aver abolito il 30 novembre 1786 la pena di morte. Quindi la Toscana è sempre stata all'avanguardia nella tutela dei diritti, e lo deve essere anche oggi, nella lotta contro le forme, le espressioni di odio che vediamo anche nei social, per fare un esempio, una comunicazione non ostile. Ecco, noi sottoscriveremo questo manifesto, ma lasciatemi dire con altrettanto orgoglio che mi fa piacere aver dato un contributo importante perché venissero messe in evidenza le autonomie oggi. Oggi è la festa di tutti, della Toscana come regione, ma anche dei comuni. I sindaci, gli amministratori sono qui presenti proprio per dire partiamo tutti insieme nel rispetto delle normative, però dobbiamo tornare un po' a vivere, perché siamo stati in questi anni veramente in un periodo difficile, tra i più difficili della nostra storia, e dobbiamo cercare di ripartire con determinazione, con attenzione, ma anche con gioia. Primato del quale essere orgogliosi, memori di questa tradizione, dobbiamo essere testimoni ovviamente nella società moderna di grandi sfide contro la violenza. Questo è il senso della festa della Toscana di quest'anno, che abbiamo voluto come ufficio di presidenza per dimostrare anche le nuove forme di violenza che ci sono, che sono verbali, che sono nei gesti, che sono anche di carattere psicologico o mentale nei confronti delle persone, non soltanto fisiche. Ovviamente a violenza non si può rispondere con violenza, quindi la Toscana ha il compito e il dovere di ricordare quello che siamo stati, lungimiranti, riformisti all'epoca, lo siamo tuttora, una regione che deve ovviamente aprire nel mondo e in Italia questa discussione e tenere alta la nostra storia. Tanti confaloni, il Consiglio regionale fa da cappello, diciamo, istituzionale per tutta la Toscana davvero oggi. Sì, a livello toscano oggi i sindaci hanno risposto alla grande, a noi ha fatto piacere, c'è anche voglia di ripartire, e questa è la dimostrazione di quanto i sindaci toscani, le istituzioni siano unite intorno al Consiglio regionale, e questa è una festa istituzionale che ci ha visto uniti nel dare un segnale importante anche nei riconoscimenti di tanti municipi che vengono illuminati in queste ore e con il prosieguo di una giornata importante. È un passaggio che porta le istituzioni vicine al territorio, vicine alla gente, perché c'è il momento di oggi, ma poi tanti altri piccoli appuntamenti in giro per tutta la regione. Sì, era l'idea di rendere diffuso questo concetto di festa della Toscana, una festa della Toscana diffusa che fa sentire ai cittadini della Toscana l'importanza della loro storia e della loro rappresentanza. Rappresentare la Toscana per noi deve essere anche un motivo di orgoglio nel mondo, perché identifica anche i valori e i principi che rappresentano il nostro statuto e la nostra storia. Professoressa, festa della Toscana dedicata alla lotta alle parole di odio, ce ne sono ancora tante, troppe. Secondo uno studio, Firenze sarebbe la quarta città in Italia, purtroppo, per l'utilizzo di questo tipo di parole sui social, ma non solo.
Sì, purtroppo i social network, come è stato detto anche oggi, hanno notevolmente amplificato l'effetto delle parole d'odio. È importante combatterle già con i bambini, con i ragazzi, nelle scuole, perché le parole d'odio non restano mai da sole, ma sono l'inizio di un percorso che poi può condurre alla commissione di reati molto gravi anche nei confronti delle persone più fragili. Quindi contrastare le parole d'odio e portare avanti i valori del rispetto è qualcosa che ci arricchisce, ma ci consente anche di proteggere coloro che più frequentemente ne sono vittime. Le persone più deboli, i ragazzi, i nostri ragazzi con il bullismo e poi le donne. Assolutamente, quello diciamo della vittimizzazione delle donne è un problema che affrontiamo quotidianamente e diciamo tutti i reati che sono commessi nei confronti delle donne, a danno delle donne, partono sempre da parole d'odio che sono state pronunciate nelle settimane, nei mesi, negli anni precedenti alla commissione del reato. Quindi intervenire sul discorso d'odio anche e soprattutto tutto quando rivolto contro le donne è il primo passo per poterle realmente tutelare da queste forme intollerabili di violenza. Dobbiamo cercare di usare questo strumento che è stato nella bocca e nella voce di tutti, i social, il web, nel modo più intelligente possibile. È uno strumento straordinario che ci dà in ogni momento la possibilità di mettersi in contatto con tutti, di poter dialogare. Lo abbiamo visto, abbiamo parlato col Sudafrica, abbiamo parlato con Napoli, con altre città, è una cosa magnifica. Però c'ha anche delle insidie terribili e allora occorre formare i formatori, cioè gli insegnanti, formare i genitori e soprattutto dare opportunità ai ragazzi di conoscerlo meglio possibile. Noi abbiamo fatto una metafora con il patentino digitale, che è un progetto del Corecom della Toscana, mutuato naturalmente dall'impegno della Regione Toscana, che è proprio un rapportarsi al motorino. Molti ragazzi lo sanno guidare, ma non conoscono magari le regole della buona circolazione, le regole della strada. Proviamo con l'Istituto degli Innocenti, con la Polizia Postale, con l'Ufficio Regionale Scolastico a fare dei corsi per cercare di dare quegli strumenti di conoscenza per un migliore uso. Tra i numerosi interventi anche quello del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, che lo scorso 3 ottobre, in occasione della partita di campionato contro la Fiorentina al Franchi, aveva ricevuto insulti razzisti. Il razzismo è ancora diffuso nella società e quello mi dispiace tanto. Per questo, con la posizione nella società che ho oggi, lo voglio denunciare e combattere, perché c'è tante persone che non hanno la fortuna di combatterlo e io, visto la mia posizione, voglio prendere la voce di queste persone. È una lotta molto, molto importante per me che ci tengo tanto e lo farò sempre da calciatore, ma anche da uomo dopo il calcio. Dopo gli episodi di Firenze-Napoli e quello che mi è successo, mi sono molto documentato sulla Toscana e ho saputo che è una grande regione di cultura, di arte, e per questo io non pretendo nessuna scusa da parte di toscani e di fiorentini, perché ho visto tanti messaggi, ho avuto tanta solidarietà da parte loro, anche dal Club Viola. Quindi da questo le voglio ringraziare e per me dobbiamo ripartire da questo, andare avanti e combattere il razzismo, che è una cosa molto importante. Queste dunque tutte le principali celebrazioni durante la festa della Toscana, questo 30 novembre 2021. L'appuntamento con la voce del Consiglio è per la prossima settimana, con la festa della Toscana invece sarà nel 2022, ma potete sempre restare aggiornati con tutte le ultime news relative alle attività dell'Assemblea Toscana anche tramite l'indirizzo web www.consiglio.regione.com.
www.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.